Ciao a tutti, mi chiamo Simona Cascioli. La poesia che ho scelto per questa occasione è di un autore italiano che è Giorgio Caproni, nato a Livorno nel 1912. Il suo titolo è Congedo del viaggiatore cerimonioso e, come si evince già da questo, parla di un viaggio. Anzi, per l'esattezza, ci narra il momento che precede la fine di un viaggio. Amici, credo che sia meglio per me cominciare a tirar giù la valigia. Anche se non so bene l'ora di arrivo e neppure conosca quali stazioni precedono la mia, sicuri segni mi dicono, da quanto mi è giunto all'orecchio di questi luoghi, che io vi dovrò presto lasciare. Vogliatemi perdonare quel po' di disturbo che reco. Con voi sono stato lieto dalla partenza e molto vi sono grato, credetemi, per l'ottima compagnia. Ancora vorrei conversare a lungo con voi, ma sia. Il luogo del trasferimento lo ignoro. Sento però che vi dovrò ricordare spesso nella nuova sede, mentre il mio occhio già vede dal finestrino, oltre il fumo umido del nebbione che ci avvolge, rosso il disco della mia stazione. Chiedo congedo a voi, senza potervi nascondere lieve una costernazione. Era così bello parlare insieme seduti di fronte, così bello confondere i volti, fumare scambiandoci le sigarette e tutto quel raccontare di noi, quell'inventare facile nel dire agli altri, fino a poter confessare quanto, anche messi alle strette, mai avremmo osato un istante, per sbaglio, confidare. Scusate, è una valigia pesante, anche se non contiene granché. Tanto che io mi domando perché l'ho recata e quale aiuto mi potrà dare poi quando l'avrò con me. Ma pur la devo portare, non fosse che per seguire l'uso. Lasciatemi, vi prego, passare. Ecco, ora che essendo nel corridoio mi sento più sciolto, vogliate scusare. Dicevo, che era bello stare insieme, chiacchierare. Abbiamo avuto qualche diverbio, è naturale. Ci siamo, ed è normale anche questo, odiati su più di un punto e frenati soltanto per cortesia. Ma così importa, sia come sia. Torno a dirvi, e di cuore, grazie per l'ottima compagnia. Congedo a lei, dottore, e alla sua feconda dottrina. Congedo a te, ragazzina smilza, e al tuo lieve afrore di ricercatorio e di prato sul volto, la cui tinta mite è sì lieve spinta. Congedo, o militare, o marinaio, in terra come in cielo e in mare, alla pace e alla guerra. E anche a lei, sacerdote, congedo, che m'ha chiesto se io scherzava, ho avuto in dote di credere al vero Dio. Congedo alla sapienza e congedo all'amore. Congedo anche alla religione, ormai sono a destinazione. Ora che più forte sento stridere il freno, vi lascio davvero, amici. Addio, di questo sono certo. Io sono giunto alla disperazione, calma, senza sgomento.